Caesar. Cosa aspetta, signora? Un buon partito si piglia al volo, per carità. Passiamo al nostro lavoro.
pure. Ho bisogno ancora d'un aumento. Ancora dei soldi. Sì, ne ho bisogno e grego. Perché non chiedi al vecchio? Io voglio vivere nel mio lavoro. Non puoi, la vita costa tanto e tu butti via il denaro. Ma i vecchi ricchi fanno anch'essi parte del mestiere. Son cose d'altri tempi. Intanto tu ce l'hai. Adesso non posso più resistere. Pensaci bene, sì. Io voglio continuare vita. Va bene, sì, cercherò di darti. Thank you.
anche facile muove. Mi sento felice, voglio farmi tutti innamorare, farmi amore. Risparmi almeno me. Type patin et vrai copain. Cambiato vita. Infatti, propongo novità. Guarda, guarda che belle novità! Beviamo! Beviamo! E viva!
tutto solo, signore. Fu per me te. Lei è il padrone. A votre service, monsieur. Sinclair MacLean. Un ospite inglese. Posso offrirle un drink di mia invenzione? Thank you.
Già che siamo a terra, e ne tardi, andiamo, è andato via anche Manolo. Vai solo, io resto ancora. Domattina alla solita ora. Pianta la smorfiosa. Ma non mi seccare. Buonanotte. Buonanotte, signore. Signore.
Salve, bellezza, siamo pronti. Stamani ho molta fretta. Dona, signora, tardi ancora. Ieri sei tanto raccomandata che fossimo puntuali a una colazione importante. Non la potrebbe svegliare. Perché no? Mi ne fa licenziare. È questione di poco. Venite, passate di qua. Buonasera, signora. Lei chi è? Ha l'appuntamento? No, ma come non mi riconosce, sono il solito del bambo. L'ho lasciato per sottoporlo al giudizio dell'esimio artista che a me... No, no, signora, torni ancora. Ma che cosa vuol che aspetti ancora? Il mio bambo intanto si fa vecchio, sta per passare di moda. Thank you.
andata a fare una passeggiata con questo vestito che proibito. Mi spiace tu abbia dovuto aspettare, ti avevo raccomandato di telefonare. Si tolga dai piedi anche lei. Finalmente, ma che ti sta accadendo? Che hai vivi? Dimmi dunque. Impresario, mi sto ritrovando soffrendo. La prova! La prova! Impossibile! Sono tanto malata! Oddio! Ho bisogno di riposo! Sei malata nella testa! Stanotte. Cosa? Un altro esperimento?
ma sta attenta. Lancio la tua rivale. Allora devi stare proprio male. Io scoppio dalla bile. Questa è la volta della grande passione. Sing, sing, sing.
vivi, poi con l'aurora sul mare. Ma debbo affrettarmi, è quasi l'alba. Thank you.
Così guardami lassù, vivi, non ti voltare, non diciamoci addio. Thank you.
impazzita, signora! Non c'è nessuno in casa, signora! Eccomi, eccomi, benedetta! Che fretta di chiamare la sventura! Son qui! Che cosa vuol dire? Che la stanza è libera! Non poteva dirmi che scadeva l'affitto senza togliere la roba del signor McLean! Io e lui siamo la stessa cosa, e se lui è in viaggio certo non può pagare, mi dica, provvedo subito io! Scusi, forse non mi sono spiegata bene. Il signore le ha detto quando sarebbe tornato? Oggi proprio oggi, e lei gli fa trovare vuota la stanza. Su, faccia riportare ogni cosa. Forse quest'ora sta arrivando. Forse è arrivato, sta venendo. Si sbrighi. Quanto le debbo dare? Lasci stare, c'è tempo. Come c'è tempo? E se signore torna e non trova più nulla? Dove ha messo i vestiti e le carte? E lei non aveva il diritto. Cara la mia signorina, sapesse quanti anni sono che affitto. Avrei tante cose da raccontare sulla gente qua in casa. Dice per me? No, per lui. Lui chi? Il suo signor McLean. Mi dispiace, non volevo dirglielo così, ma tanto bisogna che lei lo sappia. È tornato. Thank you.
qui sola un momento. In questo stato, no figlia, prima si calmi. Allora non dica più nulla, mi lasci staccare più. Per me non si muore, è figlia mia.
non ti vesti. Ancora? Su, sbrigatevi, sono le 8. Un tavolo per McLean. E non gli hai detto che c'è, Mimì? No, perché? Potevi almeno chiamarmi, t'ha lasciato il numero. Non gliel'ho chiesto. Prepara il sette, bei McLean. Qua ci vuole qualcuno che se la porti via. Telefona a casa. No, ti prego, Charlie, non andar via. Deve cambiarsi, tra poco viene gente. E tu dovresti ritornare a casa, è tutto il giorno che stai chiusa qui, vai a riposare. Charlie, ti prego. Non risponde nessuno. Sarebbe meglio accompagnarla a casa, in questo stato.
e non è peggio se si incontrano qui. Che temi? Una tragedia? Subito torna a casa. La mia borsetta. Stasera c'è la prova, è già tardi. Conosci un'artista famosa, una cara vecchia amica? Vecchia amica, sì, ora non so. E mi dicevo, di indole tipo la tragedia. Esagerare. Meglio così. Non è bella.
farai un romanzo a fumetti. L'hai scritto tu.